Tappa lucchese nel tour elettorale di Giorgia Meloni, presidente nazionale di Fratelli d'Italia. L'ex ministro è stata ricevuta a Pontetetto, al quartiere Giardino, da Marco Santi Guerrieri, coordinatore comunale del partito a Lucca e candidato al Consiglio regionale. All'incontro erano presenti anche altri candidati alle regionali come Riccardo Zucconi e la consigliera uscente Marina Staccioli. La Meloni ha però soprattutto parlato con i residenti del quartiere e tra i temi affrontati c'è stata la questione della stecca di abitazioni che il comune di Lucca vorrebbe utilizzare per l'emergenza abitativa e che i residenti chiedono invece che venga abbattuta perché temono che il quartiere si trasformi in un ghetto. Abbiamo chiesto alla Meloni che cosa pensa di questa situazione. Penso che un'altra delle dimostrazioni di quello che andiamo raccontando, e cioè che la non gestione da parte del governo e delle sue varie rappresentanze territoriali del fenomeno dell'immigrazione poi colpisce le fasce deboli della società, perché vede, i migranti che arrivano non vengono portati nei quartieri ricchi, non vengono portati dove li vede la Boldrini, dove li vedono i tanti che si riempiono la bocca con la parola solidarietà, vengono portati nelle case popolari di Lucca, vengono portati nelle case popolari di Milano, vengono portati a Tor Sapienza e chiaramente incidono sulla vita di persone che insomma già non sono di quelle più fortunate della società. E quindi quando diciamo che governare i fenomeni migratori serve soprattutto ad aiutare le fasce deboli della società, intendiamo esattamente questo. Sicurezza, perché lo Stato quando garantisce sicurezza lo fa soprattutto verso chi non può difendersi da solo, e chi non può difendersi da solo sono i cittadini comuni.